Ciao, benvenuti nuovamente nel mio canale e nel mio nuovo video. Oggi sfoglieremo insieme la mia boutique di marzo 2019. In questo numero abbiamo 4 abiti da sposa in 4 stili diversi. Un abito da sposa in georgette pesante con tutto il pizzo, bello strascico, e ha una linea abbastanza semplice a vita alta, vedete? Un abito sul toni del verde, anche questo allo strascico, una linea molto semplice al corpetto in pizzo macramè. La scollatura è arrotondata, come vedete, sul davanti, è trattenuta da asola e bottone nella parte alta. La linea è scivolata e leggermente svasata al fondo, con breve strascico nel centro dietro. Poi abbiamo questo, che è un abito da sposa, sempre stile anni 20, dalla linea sottoveste, realizzato in tulle, elasticizzato, con ricamo di paillette degradé. Fusciacca in raso, elasticizzato da nodare nella parte alta dei fianchi, e corto strascico che termina a punta nel centro del dietro. Abito da sposa dalla linea aderente a tubine, con profondo spacco laterale nel davanti sinistro. Il corpino è realizzato in tulle, elasticizzato, impreziosito da un ricamo di foglie e fiori realizzato con paillette e perline. L'aggiunta di alcuni volant arricciati in organza ne accentua l'effetto scenografico e coprente nella parte davanti. Il primo abito da sposa è a 4 stelline su 5, quello che rimane verde con il pizzo macramè è a 3 punti, Charleston è a 3 punti e l'ultimo abito da sposa è a 4 punti, quindi i più difficili sono questi due. Questa giacca è una giacca realizzata in tessuto scamosciato elasticizzato con allacciatura a un bottone e collo con revers. In vita è trattenuta da una cintura con fibbia, manica a due pezzi e particolare motivo in finta apertura con bottoni nella parte davanti. Guardate che bellino questo dettaglio della manica fatta così con dei bottoni. Questi pantaloni dalla linea dritta in crepe elasticizzato con banda laterale a contrasto con dei bottoni metallici a pressione. Poi abbiamo questa jumpsuit ed è praticamente una tuta in crepe elasticizzato con bande laterali in due colori a contrasto che riprendono la scollatura asimmetrica del corpino davanti e cintura da nodare in vita con passanti ai fianchi. Qua abbiamo invece un abito asimmetrico e aderente realizzato in tessuto laminato e elasticizzato con piccole pieghe sciolte nella parte sinistra del davanti, guarnite da perle a borchia sul fianchino sinistro e da una striscia di strass termoadesivo nella parte destra del fianchino. La manica è a 3/4. Carina è anche questa blusa. Le taglie sono 42-48, dalla linea oversize, in linea fluida micro goffrata, con apertura a goccia allo scollo del dietro. Manica a 3/4 con doppi volant e guarnizioni di perle a borchia, come uno scollo sul davanti. Spacchetti laterali al fondo. Allora, qui abbiamo dei vestitini veramente fashion. Se siete un po' in là con l'età, diciamo, non sono adatti per donne particolarmente di mezza età, diciamo. Perché vedete, questo vestitino è bellissimo, però adatto ad una ragazzina, ed è un abito dalla linea palloncino in tessuto operato a grossi pois. Il collo e il risvolto del fondo manica sono realizzati con il rovescio del tessuto, così da formare il contrasto del fondo. Manica 3/4, poi abbiamo la vita, una cintura realizzata nello stesso tessuto dell'abito, chiusa da automatici nascosti. Questo è un abito sempre molto carino, molto giovane, che è in tessuto operato a pois neri su fondo bianco, corpino con pence e profondo scollo a V davanti e dietro, manichino con sfondino centrale, gonna arricciata al punto vita, cintura in raso nero a contrasto chiuso con bottoni automatici nascosti. Vedete, questo è il modello. Si può anche fare modificandolo e facendolo più lungo. Questo invece è un altro abito. Io inizialmente credevo che fosse una gonna, infatti mi era piaciuta molto, realizzato in due tessuti. Jersey elasticizzato nero per il corpino e le maniche e gabardine a fantasia per la cintura e la gonna. Un altro abito. E questo è un abito in gabardine con stampa a fumetto, chiuso a cerniera lampo, da cerniera lampo con grossa catena dentata a vista nel centro dietro, sbracciato con taglio in vita, pence nel corpino davanti e dietro, sfondi piega nella gonna. Questo body dal design ricercato, da utilizzare anche come sottogiacca, realizzato in poliestere elasticizzato, collo con laccio da annodare sul lato sinistro del davanti e apertura con lampo nel centro dietro. Poi abbiamo finalmente una gonna meravigliosa, e questa è la prima cosa che sicuramente farò, perché quest'estate vi farò finalmente la gonna, ve lo prometto veramente con tutto il cuore. Questa è una gonna in gabardine con accattivante stampa di visi e parole, sfondi piega
nel davanti e nel dietro. Cintura in vita chiusa da cerniera lampo a vista con grossa catena dentata. E poi questa gonna qui che è un po' diversa perché è a 3/4 di ruota, in neoprene elasticizzato con stampa di monumenti e immagini di Marilyn Monroe. La vita è rifinita con una cintura di elastico in passamaneria, cenera lampo a vista con grossa catena dentata nel centro dietro. Sono diverse perché questa rimane più goffrata, più voluminosa, mentre questa rimane più leggera. La difficoltà: pantaloni a 2 punti, la tuta è a 3 punti, l'abito, quello carino che abbiamo visto prima, è a 4 punti, quindi difficilotto. La giacca è a 3 punti, 3 stelline. La blusa con i volant, con le maniche a volant, è a 2 punti, quindi è facile. Il vestitino, che è molto sfizioso, a palloncino, è a 4 punti, quindi difficiletto. L'altro vestito carino da ragazza è 2 punti, mentre l'abito con quello che credevo che fosse una gonna è 2 punti. L'altro abito è 2 punti, il body è 3 punti e la gonna rispettivamente tutte e 2 punti. E abbiamo questo soprabito, 3 punti, quindi un pochettino difficilotto se non siete ancora pratiche di cucito, in stile Audrey Hepburn, bon ton chic, anni 50, in tessuto ricamato a nido d'ape, color cipria, chiuso al centro davanti nel solo corpino, con lampo separabile e scollatura appena montante. La parte inferiore è a ruota, è veramente delizioso. Poi per esperte abbiamo questo tubino, questo è a 3 punti, è molto stretto al fondo, scollatura con incrocio nel davanti, e sprone alla spalla, taglia al punto vito e gonna simmetrica con pannello jabot sulla parte sinistra, apertura lampo nel centro dietro, tutto foderato e realizzato in leggero rasatello di cotone a fantasia floreale, cinturetta con fiocco in vido, vita a contrasto. Questo è un abito invece molto molto carino, è in piqué elasticizzato giallo limone con collo montante sul davanti e scollatura a V nel dietro, le comode tasche sono inserite nelle cuciture dei fianchi, il taglio in vita nascosto da una cintura da annodare a piacere. Poi abbiamo questo che è delizioso, è un abito dalla linea Easy in rasatello elasticizzato con stampa batik, ampia scollatura arrotondata dal davanti, sul davanti e taglio al punto visto, vita con gonna svasata al fondo, in vita una cinturetta con fiocco in seta grezza a contrasto che si chiude con automatico nascosto. Questo è un abito lungo, io adoro per l'estate gli abiti lunghi, long dress in seta grezza, fantasia floreale sfumata, bracciato e tagliato al punto vita, la gonna è ampia e dritta montata da sfondi piega irregolari, in vita una cinturetta dello stesso tessuto dell'abito con fiocco posizionato nella parte sinistra del davanti. I punti sono: il primo tubino è a 3 punti, il secondo che abbiamo visto, quello lime color giallo, è a 2 punti, l'abito che abbiamo appena visto è 2 punti e l'abito lungo a 2 punti, quindi tutti e 2 a 2 punti. Qua abbiamo un'altra tuta dalla linea ampia e fluente in raso di seta rosso geranio, fascia con elastico inserito nella parte alta con sfondo piega centrale e gioiello in metallo a raggiera con strass che trattiene lo sfondo piega nel punto vita. Poi abbiamo questo bolerino che è veramente molto carino, soprattutto in primavera, in estate anche, è in tessuto scamosciato con intaglio laser davanti con fianchino e chiusura centrale con cerniera separabile in tinta, è tutto rifinito con una passamaneria elastica con smerli allo scollo. Questo è a 2 punti, 2 stelline di difficoltà e questa è una stellina di difficoltà, quindi è molto facile anche se state iniziando a cucire. Poi abbiamo un abito bustier, io adoro gli abiti bustier così, secondo me sono troppo eleganti e donano veramente tantissimo, molto aderente, realizzato in pesante raso con coppe inserite, quindi vi danno anche la forma, tagliato in vita, la gonna ha le pence davanti e dietro con cerniera a lampo centrale e spacco a baciare al fondo, in vita una cinturetta dello stesso tessuto dell'abito. E poi abbiamo questo poncho in tulle elasticizzato e ricamato con fettuccia intrecciata, il capo si compone di una semplice ruota ovalizzata con apertura per la testa al centro. Si tratta di un capo utile e versatile, perfetto per le cerimonie sexy se indossato come nella foto con una spalla nuda, assolutamente molto molto bello. Questo abito è a 3 punti mentre il poncho è a 1 punto. Poi abbiamo questo abito molto particolare dalla linea a palloncino in raso color smeraldo, fascia nella parte alta del capo e al fondo che trattiene la ricciatura dell'abito, le tasche sono attaccate al davanti e al dietro e si ripiegano all'interno, 2 stelline. Poi abbiamo questo abito in tulle elasticizzato ricamato con pagliette opache,
taglio in vita e gonna a mezza ruota. Ed è carina anche questa fascia cintura, che è versatile e semplice da realizzare. In raso di seta rosso rubino, la parte centrale nasconde all'interno un alto elastico in misura della vita. Questo ha 2 stelline, mentre questo è a 1, quindi facilissimo. Terra, curve e fantasia, che è la parte delle taglie più. E abbiamo questo camicione dalla linea ampia in satin di pura seta fantasia, allacciata nel centro davanti e collo con solino, ed è a 3 punti. Abbiamo un'altra camicia, una camicia più semplice, classica uomo, con la bottonatura nascosta al centro davanti e taschini con bordo e pieghe laterali cucite. Poi abbiamo il pantalone in crepe leggermente elasticizzato, con profili tasche davanti in ecopelle imitazione rettile, linea classica con pieghe sciolte davanti, tasche con fianchino e apertura con lampo e patta al centro del davanti. E poi abbiamo questa giacca qui, la classica monopetto con allacciatura, un bottone reverse, realizzata in crepe leggermente elasticizzato, con particolare motivo in ecopelle imitazione rettile, nel davanti pence, tasche, occhiali con 2 profili, i fianchini nel dietro e davanti ne slanciano la figura. E abbiamo tutti e 3 i capi, tutti 3 stelle di difficoltà. Poi abbiamo questa maglia qui, che è questa che vedete qui, in crepe di maglina, elasticizzato in 2 tonalità, cioccolato per la parte superiore e bluette per quella inferiore. La baschina del dietro e del davanti crea un effetto ondulato sui fianchi. E invece poi abbiamo anche questa gonna che è plissettata, è a mezza ruota, in satin, color cioccolato. In vita è rifinita con cinturetta dello stesso tessuto. Poi abbiamo questa maxi maglia che è dalla linea oversize, realizzata in maglina elasticizzata glitterata con scolla V nel davanti e pence al seno. Manica lunga che svasa leggermente al fondo. Allora abbiamo la maglia a 2, la gonna a 2 e questa maglia qui a 1. Questo blazer che è bellissimo, veramente molto bello, in gabardine elasticizzato tutto foderato con fianchini davanti e dietro, allacciatura monopetto a 2 bottoni, collo e revers, nel davanti tasca occhiello a 2 profili. E poi abbiamo questo pantalone che è molto bella questa linea, dalla linea classica e dritta in gabardine elasticizzato, la cintura è sagomata con passanti e baschine davanti e dietro, tasche con fianchino nel davanti applicate con pieghe laterali cucite nel dietro. La canotta che vedete qui è una sottogiacca stile sottoveste in raso di seta avorio con coppe sagomate e bordo scollo in pizzo elasticizzato smerlato, la parte inferiore è tagliata in sbieco e le spalline sono elastiche e regolabili in tinta. La difficoltà 3, 3 e 1. Ok, abbiamo finito anche questa volta di sfogliare insieme la mia boutique di questo mese di marzo, del mese di marzo. Vi sono piaciuti alcuni di questi vestiti e quali vi sono piaciuti di più? Quali vorreste vedere il tutorial realizzato? Io vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che verranno caricati nel mio canale. Vi invito a mettere anche un bel mi piace e condividere il video per farmi conoscere da più persone possibili. Io vi mando un grande bacio, vi auguro un buon cucito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!